Ciao a tutti ragazzi, in questo video forse diventiamo ricchi. Andrò a grattare in moto, ma gratterò anche 50 grattevinci. Tutti grattevinci nuovi, tutti da scoprire, ma anche la moto da grattare. Difatti farò una sfida abbastanza interessante per una serie che porterò avanti grazie al vostro supporto. Quindi vi chiedo già adesso di mettere il pollicione all'insù, un like al video, che a 2500 mi piace andremo a fare questo episodio assieme a un altro youtuber. Dunque entriamo nel vivo del video, vi spiegherò un attimo cosa faremo e poi andiamo a grattare in moto e grazie a tutti. E andate a commentare quello youtuber che volete vedere. Wow, wow, wow. Attenzione, attenzione. Now, here comes the music. Bello a tutti ragazzi, per chi non mi conoscesse, io sono NCH Sumo, questa è la mia moto e questi sono 50 grattevinci. Li andremo a vedere tutti assieme in questo video perché oggi do il via a una nuova serie, cioè gratta e vinci. Oh, finalmente un altro vinto. Il video è strutturato in un modo abbastanza semplice. In poche parole abbiamo 5 minuti di tempo per fare il più alto numero di grattate possibili. In questo video inizierò io facendo il più alto numero di grattate che riesco. E come primo episodio, pur se non arriverò a far 50 grattate, gratteremo comunque 50 grattevinci. Nei prossimi episodi invece inviterò altri amici youtuber che sanno grattare con la moto, giustamente, ai quali darò 5 minuti o più di tempo per fare anche loro il più alto numero di grattate. Dunque andate a commentare con lo youtuber che volete vedere nel prossimo episodio e a lasciare un bel like, che a 2500 andiamo a fare appunto la prossima puntata. Prima di iniziare volevo farvi vedere una cosa che mi ha reso questa sfida abbastanza complicata, perché l'ho già registrata ed è stato molto molto difficile grattare per me, giustamente perché non ho la targa, ho montato un portatarga sul codino che ho sfasciato completamente facendo enduro qualche settimana fa. Adesso vi faccio vedere la differenza tra un codino aggiustato e il mio codino. Potete notare quanta differenza c'è, ma non mi sono perso d'animo e infatti adesso, dopo che voi andate a mettere un bel like, andiamo a vedere quante grattate ho fatto in 5 minuti e dopo grattiamo tutti questi 50 grattevinci. Bene ragazzi, siamo arrivati nella zona industriale dove faremo questa sfida. Abbiamo 5 minuti per fare il più alto numero di grattate con la targa che non c'è. Ok ragazzi, quando qua arriverà a 5 minuti, io posso accendere la moto e partire. Registrerò anche con la GoPro. Andiamo a grattare più volte possibile. 3, 2, 1, go! Bruh. Ah, iniziamo bene. Uno. Una. Due. Due. Tre. Quattro. Continuiamo così! Continuiamo così! No! Ok, ok! Ok, tutte di fila, ne faccio tipo 10 di fila. Vai però, me la sono tirata troppo. Toccata, 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 piccolina ma toccata. Yeah.
così. Non so sinceramente quanti ne ho fatti. Ragazzi, suonata la sveglia, la state sentendo? Ok, eccola qua, interrompi. Bene, finito. È stato veramente faticoso, le mie braccia esplodono a momenti. Non so quanti ne ho fatti sinceramente, lo scopriremo assieme nel video. Lasciatemi, raccomando, un bel like, come vi ho detto inizio video. E commentate appunto con uno dei youtuber che volete invitare a questa sfida. E adesso passiamo alla parte dove grattiamo tutti i grattevinci in base alle grattate che ho fatto. Bentornati ragazzi, avete visto il numero di grattate che ho fatto? Non è stato altissimo, neanche basso, va bene. Nel prossimo episodio magari qualche altro youtuber mi supererà, dunque magari avranno anche più grattevinci di questi, però lo scopriremo solo se voi mettete like a questo video e andate a commentare con lo youtuber che volete vedere. Adesso, siccome qua è pieno di grattevinci, li metto tutti assieme, facciamo la differenza tra grattevinci da grattare e grattevinci grattati. Andiamo a vederne uno a uno. Mentre gratto vi spiego come funziona questo gioco. In poche parole, questi grattevinci sono grattevinci da un euro. Le caselle da grattare sono 6 e tutte queste caselle hanno dei numeri. Se la somma dei numeri è pari o superiore a 100, si vince il premio dentro la casella premi. Vi faccio vedere un esempio e poi continuo a grattare. Ok, primo grattevinci già perso. Qui abbiamo i nostri numeri. La somma tra questi numeri è 80 e se fosse stata superiore o pari a 100 avremmo vinto 10 euro. Non è stato così, via col prossimo. Secondo, perso. Ai, ci siamo, perché qua è 20, 20, 40, più 50 fa 90, più 5, me ne mancano ancora due da grattare. E qua abbiamo vinto un grattevinci. Premio, 1 euro. Qua la somma tra questi numeri superiore a 100, vinciamo il premio scritto che è un f***o euro. Vabbè. Ne abbiamo vinto un altro. Premio? Dai, meglio di quello di prima. 3 euro. Per adesso siamo a totale di 4 euro vinti su 1, 2, 3, 4, 5, 6 grattevinci grattati. Via, prossimo. Perso. Raga, se vinco più di 1000 euro o anche solo 1000 euro mi compro un mezzo nuovo e lo vedrete a breve. Vi ricordo di mettere un bel like perché qua sennò la serie non va avanti. Perso. Grazie al nuovo lavoro ho trovato un mezzo veramente figo a un prezzo super economico. Infatti tenetevi aggiornati che nelle prossime settimane, forse il mese prossimo, lo vedrete e direte wow, NCH è spaccato. Raga, ne ho vinto un altro. Un euro. Un po' una cuzza, ma ce ne sono ancora tanti qua. Metti qua, raga, mi sa che ne ho vinto un altro. 10, 20, 30, 40. No, perso. 50 più 10, subito la prima grattata, fa 60, più 5, 65, più 5, 70, più 10, 80, più 10, 90. Male, anche qua. Wow, attenzione, un altro euro, vabbè. Stiamo andando malaccio, stiamo proprio andando malaccio. Sta continuando a dare un euro su un euro. 20 fa già 60. Più altri 20 fa già 80. Wow, 100. Un altro vinto. Un altro da un euro. Sti cavoli di grattevinci da un euro sono proprio una cuzza. Un altro perso. Oh, finalmente abbiamo 20 più 20 fa già 100, quindi il premio è ma dai un altro euro. Questo, se non vinco qualcosa mi arrabbio. Infatti è uscito il primo numero 50, il secondo è un 10, il terzo è un 10, il quarto è un 20. Oh, finalmente un altro vinto. 3 euro. Ci riportiamo a casa. Prossimo. Un altro. Altri 3 euro. Ma raga, 3 di fila.
un altro euro. Dai. Per ora non siamo andati in positivo. L'ultima volta sì, sono andato in positivo. Non so se avete visto il video dove abbiamo grattato da bendati. Abbiamo guadagnato più di quello che abbiamo speso. Infatti vi consiglio di andare a vedere anche quel video. Però non dimenticate di mettere like a questo video, perché abbiamo vinto un altro euro. Niente. 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 Niente anche qua. Questi li ho presi alle macchinette, perché c'erano tutti i posti chiusi per comprarli, tipo i tabacchini. E quelli delle macchinette, a parer mio, sono i peggiori. Non so come fanno, ma dopo 50 gratta e vinci, aver svuotato la macchinetta, un gratta e vinci sia quello buono. Invece no, le macchinette sono le peggiori. Ok, mancano 7 gratta e vinci. Il mio numero fortunato è 7, quindi questo gratta e vinci vincerò. Oh, sì, vinciamo questo gratta e vinci. Cosa vinciamo? 3 euro, te pareva. Prossimo gratta e vinci. Tanta niente. No, dai, è assurdo. Un altro euro, ma basta! Dai! Ultimi 3 gratta e vinci. Ora invoco il dio della bike life per far sì che le grattate fatte non siano state vane. Dio della bike life, benedici con questa miscela questi ultimi gratta e vinci. Fai sì che il motore dell'Usaberg possa tornare a pompare come un tempo. Grazie. Poi un altro niente. Ultimo gratta e vinci, ultima speranza. Anche questo è andato. Quindi ragazzi, non comprate i gratta e vinci alle macchinette, ma se dovete comprarli, comprateli solo dal tabacchino, perché questi sono quelli vinti, tutti praticamente da un euro, e questi invece sono tutti quelli persi. Dopo aver pregato il dio della bike life, sappiamo che non esiste, ci ha preso solo in giro. Quindi 50 euro spesi, 21 euro ricavati, 30 euro persi. Poteva andare meglio, poteva andare peggio, però allo stesso tempo non abbiamo vinto più di quello che abbiamo speso. Dunque voi lasciatemi un bel like a questo video, fatemi vedere che ci siete, fatemi vedere il vostro sostegno. E vi ripeto, commentate col prossimo youtuber che volete vedere in questa sfida. Ripeto, 2500 like per un altro episodio con un altro youtuber. Ho già qualcuno in ballo con cui fare il prossimo video, però appunto voglio vedere più commenti riguardano quella persona. Sarà appunto il prossimo invitato a questa serie. Da NCH tutto, coi gratta vinci oggi dove andrà così, fratelli. Noi ci vediamo nel prossimo video. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.